Situazione a dir poco complicata. Pescara ultimo in tutto, 16 punti, peggiore attacco come il Cosenza, 16 gol, peggiore difesa, 37 reti al passivo. La salvezza dista 6 lunghezze, i play-out 5. Non solo, per Roberto Breda sarà probabilmente l'ultimo appello in casa della capolista del torneo, l'Empoli di Alessio Dionisi, in serie utile da 15 partite, 8 successi, 7 pareggi, un solo KO lo scorso 31 ottobre a Venezia, 2-0 il verdetto finale. Pescara senza Riccardi, Capone, Memusciai, gli infortunati Giannetti e Sorensen, lo squalificato De Sena. Tra i convocati figura Cristian Galano, che ha smaltito l'infortunio alla caviglia patito a Salerno. Breda torna alla difesa 3, che si attaglia di più alle caratteristiche della rosa. Il probabile 11, Fiorillo, Trepali, Gut, Bocchetti e Scognamiglio nel cuore della difesa. Balzano e Masciangelo sulle fasce, dubbi a centrocampo, l'ex Mirko Valdifiori in cabina di regia, Rigoni e Tabanelli mezzali, oppure Rigoni, vertice basso del triangolo di metacampo completato da Busellato e Tabanelli. Sulla tre quarti, Maestro alle spalle di Setter. Per contro l'Empoli, privo di Bandinelli, Sabelli e Furlan, Fiamozzi recuperato, sistema di gioco 4-3-1-2, la possibile formazione, Brignoli tre pali, Pirrello, Nicolau, Romagnoli e Parisi in difesa. Stulaz, Play, Ricci e Haas, interni di centrocampo. Moreo tra le linee a supporto del brasiliano Matos e del grande ex Leonardo Mancuso. Dionisi. Ultimo in questo momento, nel senso Pescara non ha valori molto, molto diversi da quello che dice la classifica. Poi ci sono momenti del campionato in cui magari la classifica non rispecchia il valore della squadra e questo è quel momento per quanto riguarda Pescara. Sicuro che ha delle difficoltà, più o meno rispetto alla partita precedente, non lo so. Poi dipenderà anche da come la interpreteremo, da come risponderemo colpo sul colpo al Pescara, che sicuramente, come ho detto prima, verrà qua per ottenere un risultato positivo a tutti i costi. E questo non deve sicuramente spaventarci, deve motivarci, sapendo che sarà una partita diversa dalla precedente, ma allo stesso tempo difficile come lo era quella precedente col Monza. Difficoltà diverse perché sono due squadre sicuramente con valori diversi in questo momento, ma anche il Pescara ha dei valori.